Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi ci tenevo ad approfondire un paio di uscite black metal che sono uscite quest'anno, ci tenevo a consigliarvele. Uno dei motivi è perché affrontano delle tematiche abbastanza classiche, diciamo, nel black metal o nel metal in generale, quindi non è neanche tanto facile, a parere mio, andare a fare un prodotto non banale. Ecco qui. Di solito quando si tratta una tematica trattata, trita e ritrita, è facile cadere nel banale e quindi sentire cose abbastanza scontate. E devo dire che con queste due uscite che vi propongo oggi, vi vorrei far capire che se la tematica che portate la studiate per bene e fate il lavoro fatto bene, anche una cosa banale può risultare comunque sia fatta bene. Quindi voglio parlarvi di queste due uscite. Allora, la prima, Nazgul Rising. Nazgul Rising, come vi ho detto nel video precedente, mi è stato, questo CD mi è stato donato quando sono andato a vedere i Fintroll e io veramente non me l'aspettavo, cioè non me l'aspettavo proprio. Praticamente, vabbè, insomma, mi è stato dato questo CD e mi è stato detto: dimmi cosa ne pensi. E qui sono qui appunto per dire cosa ne penso di questo CD, di questo album e soprattutto della band in generale. Prima però vorrei farvi vedere l'unboxing di questo CD. Io adesso ce l'ho aperto perché l'unboxing l'ho registrato a parte. Vi faccio vedere cosa troviamo dentro questo CD. Allora, eccomi qua. E sì, sono un po' più scuro perché purtroppo non posso tenere accesa la luce di sopra, perché sennò vabbè, guardate che succede. Praticamente eccolo qua, quindi rimarrà un po' più scuro, però vabbè, insomma. Allora, vediamo un po' che cosa ci propone il CD di Nazgul Rising. Allora, calcolate che io questo unboxing lo sto facendo prima di aver fatto la intro del video, lo sto registrando a parte, quindi non so che cosa vi dirò nella... Ok, allora, vediamo. Allora, vi devo dire da subito che la copertina a me piace veramente tanto. E eccolo qua. Questo è il CD. Mica male, molto semplice, molto... E qua sotto c'è, eccola qua, l'artwork CD, eccolo qua, molto semplice. Mi piace moltissimo il logo di Nazgul Rising. Andiamo a vedere il CD, il booklet, scusate. Ok, eccolo qua. Oh, bello pure che mettono le foto. All instrument and vocals. Allora, per quanto riguarda i testi, non so se ve ne ho già parlato, però, o ve ne parlerò. Comunque mi sono piaciuti moltissimo. E questo, signori, è il booklet di Nazgul Rising. Molto generico, basico, però ci sta tutto, ci sta molto. Ok, non so se c'è da vedere qualcos'altro. Vi faccio vedere il dietro. Questo è il dietro del CD, insomma. Qui possiamo vedere, ecco, tutto quello che ci serve da sapere del gruppo, chi ha fatto cosa, intro di qua. La cover è stata fatta appunto da Nestor Avalos, Black Arts. Il layout da Ritual Nuclear Design.
E questo, signori, è Nazgul Rising. Eccoci qui, allora. Abbiamo visto un po' cosa c'è dentro il CD, cosa aspettarci. Allora, io già ve l'ho detto nell'unboxing, se non mi sbaglio, la copertina a me fa veramente impazzire. È proprio una bella artwork, ma proprio bella vera. Ok, parliamo un po' di questo album e cosa aspettarsi. È Symphonic Black. È Symphonic Black. Le tematiche affrontate sono nel, appunto, nei testi sono misticismo, occultismo, mitologia, oscurità e Lovecraft. Allora, così su due piedi, a vedere un po' su appunto Metallum, Enciclopedia Metallum, dico, ok, sono tematiche che affrontano praticamente tutti. Vediamo un po', perché, come dicevo prima, è facile cadere nel banale se comunque si affrontiamo tematiche generiche come queste. Devo dire però che, andando a leggere i testi, mi sono dovuto ricredere in una maniera incredibile, perché il cosmicismo, qui dice il misticismo, però se tu mi accosti il misticismo e Lovecraft, eccola là che io sono indirizzato al cosmicismo, come dicevo appunto nel video sullo space black metal, che praticamente vi ho detto che cos'è il cosmicismo. Eccola là che dici, ok, il cosmicismo non è una tematica facile da affrontare, però andando a leggere i testi mi sono ricreduto. Non è facile parlare di cosmicismo, soprattutto di Lovecraft. Non è facile, più che altro, trasmettere quel pessimismo lovecraftiano. È veramente una cosa molto difficile. Cioè, diciamo che Lovecraft ci riesce molto bene nei suoi racconti, però non è che sono tutti Lovecraft, diciamo. Devo dire, partivo un po' così, però dopo aver letto comunque sia i testi, ho capito che loro, i Nazgûl Rising, hanno capito perfettamente che cosa vuol dire il cosmicismo, perché ci traspare dai testi un pessimismo talmente grande, ma talmente grande, che penso di non aver mai e poi mai visto, o comunque sia, non è che non ho visto, ma è difficile trovare nel black metal, diciamo. E questo incarna proprio i valori, se così vogliamo dire, del black metal, ciò che ci vogliono trasmettere nel black metal, proprio il pessimismo più grande che si può incontrare. Ecco, vi leggo un attimo, vi leggo alcuni pezzi di testo. Infatti, già che parte subito con il genere umano non è stato creato, siamo stati riempiti di bugie e false speranze, non c'è eternità, non c'è l'onnipotente. E questo, raga, è proprio qualcosa di veramente tanto pessimista. Ecco, qui anche su War Becomes From Heaven, su War Comes From Heaven, andiamo a toccare altre tematiche lovecraftiane, perché parla appunto di... ci dice che praticamente il testo, ecco, ve lo traduco, dice proprio ero nel bel mezzo di un sogno lucido, non addormentato, non sveglio, quando una visione balenò davanti ai miei occhi, enorme e terrificante. Cioè, praticamente è palesemente lovecraftiano uno scenario del genere, perché Lovecraft si rifà molto a il mondo onirico e i sogni, comunque sia le visioni. E le sue visioni, cioè lui ha basato praticamente tutti quanti i suoi racconti, quasi tutti, sui sogni che faceva. Quindi questo ci fa proprio capire quanto i Nazgûl Rising siano stati influenzati da questo scrittore. Per quanto riguarda i testi, penso di aver più o meno detto tutto. Sicuramente ho fatto un'analisi un po' molto breve, però penso basti per farci capire, insomma, di cosa trattiamo i Nazgûl Rising, delle loro tematiche. Per quanto riguarda invece il sound, a me piace moltissimo, perché essendo symphonic black metal è uno dei miei generi preferiti, quindi vi lascio immaginare quanto possa piacermi. A me piace moltissimo la intro di Seed of the Serpent, molto epica, molto cupa, molto sinfonica, veramente carica tantissimo, ma tanto tanto tanto, veramente veramente stupenda, ci porta subito nel mood molto pessimistico
dell'album, proprio per la sua atmosfera cupa che vuole trasmettere. Una canzone che mi è piaciuta tantissimo dell'album, che se vi consiglio di ascoltare se volete approfondire il gruppo, è Hostis Humani Generis. È veramente clamorosa come canzone, è la mia preferita e veramente veramente molto bella. Il sound, diciamo il sound dei Nazgûl Rising, mi ricorda tra l'altro, mi ricorda molto il sound degli Emperor. È molto molto simile a quel tipo di symphonic black classico, diciamo, quello proposto proprio dagli Emperor. Se vi piacciono appunto gli Emperor, fateci un bel pensierino, perché sono veramente veramente molto bravi. Siamo anche sotto Natale, penso sia un bel regalo di Natale se non avete idee. Magari ecco, regalate questo CD a qualcuno a cui piace il Symphonic Black. Fidatevi, non ve ne pentirete. Allora, per quanto riguarda il prossimo album, io penso ne potrei parlare per ore e ore. Questo, signori miei, è uno dei migliori album black metal, non solo uscito quest'anno, ma credo di sempre o poco ci manca. Signori, io sto parlando proprio di Incantum. Incantum è il... Incantum è il nome del progetto, e Strigoi, perdonatemi la pronuncia, non mi sono andata a informare. Vabbè, per semplicità lo chiameremo Streghe, probabile anche che sia questa la vera pronuncia. Questo, signori miei, è l'album, penso uno degli album migliori che io abbia sentito quest'anno. E qui veramente si apre un mondo che neanche vi immaginate. Allora, innanzitutto andiamo a fare l'unboxing e vediamo che cosa c'è qua dentro, poi ne parliamo. Eccoci qui di nuovo, e questa volta abbiamo Incantum Strigae. Non so come si pronuncia, raga, scusate se mi sbaglio. Allora, io questo l'avevo già visto unboxare dalla persona che me l'ha regalato, e avevo visto la storia. In realtà ho cercato di spoilerarmelo il meno possibile, anche se comunque sì, ho visto qualcosa e devo dire che è dentro, ho visto qualcosa ed è fenomenale. Ok, allora vediamo se riesco ad aprirlo. Mannaggia. Oh, allora, questo poi ve ne parlo bene più tardi. Adesso facciamo solo l'unboxing, che su questo CD c'è veramente un mondo da dire. Allora, wow. No, raga, cioè, no, vabbè. Cioè, praticamente qui non c'è il booklet, ma è tutto compreso nel CD, ed è qualcosa di assurdo veramente. Cioè, raga, allora qua vedete c'è il testo del Cerchio il Fuoco, poi c'è Lamie, di qua invece possiamo trovare Il Processo, e Al Rogo di Esire ovviamente è una come si dice, è instrumental. Questo è il CD che troviamo. Ve lo faccio vedere bene. E qui sotto troviamo il logo della band. Devo dire che è veramente
ma veramente, veramente molto, molto bello. Qui allora troviamo i membri della band: Vittorio Sabelli, che è chitarrista, clarinettista e tutto quello che riguarda clarinetto e sax e piano. Tenebra, che fa la voce della strega, di cui appunto vi parlerò adesso. Nequam, che fa la voce dell'inquisitore. Rubrum, che è il bassista. E Eternus, che è il batterista. Poi abbiamo Antonio Varanese al violino, Graziano Brufani al doppio basso, non so che cos'è adesso, scusate, ma e Marco no, Vincenzo Miozza alle trombe, alla drone, va bene. Percussione marimba, Marco Molino, e Sparda ai cori. E qui adesso vi parlo bene di tutto quello che c'è da sapere. Dopo aver visto, insomma, che cosa, tutto quello che c'è qua dentro, tutto questo ben di Dio, cominciamo a parlare di questo capolavoro e tutto quello che c'è da sapere. Spero di riassumere tutto, perché veramente c'è da dire un fottio di cose. Allora, la prima cosa è che l'artwork del l'artwork, in poche parole, è la copertina, è un quadro di Salvador Rosa. Più precisamente si chiama Streghe e Incantesimi ed è stato fatto nel 1600, insomma, non mi ricordo se era 1646, giù di lì comunque. E allora, per quanto riguarda il quadro, sull'artwork è un po', come dire... Vi faccio vedere il quadro originale e potete notare dal quadro originale, infatti, che c'è la parte con l'uomo impiccato sulla destra, ok, però quella persona comunque sia con il vestito azzurro che dovrebbe stare sulla sinistra, invece sta sulla destra, quindi hanno praticamente swappato, diciamo, il tutto. Però diciamo che comunque il quadro in sé per sé è quello. E volevo leggervi un attimo un po' cosa, ho trovato un articolo, un punto che ne parla di questo quadro. Penso sia giusto leggervi due righe di questo articolo. Tra l'altro, ecco, se cercate appunto Salvador Rosa e il quadro della strega, è il primo articolo che trovate, per cui... Allora, in poche parole, il dipinto mostra centralmente una strega che taglia le unghie dei piedi al cadavere per ricavarne antidoti e pozioni. Tutti i giochi dell'illecito e della possessione sono qui rappresentati. Due donne, in basso, sono concentrate in riti malefici. Un uomo, rappresentato simbolicamente dalla statuetta in terracotta, è il soggetto della iettatura ed il suo volto si riflette nello specchio che ha di fronte. Un'altra strega pesta l'interiore in un mortaio. Un cavaliere dà fuoco ad un coniglio, ma allo stesso tempo è sottomesso alla figura di un poeta. Ed ancora scene di negazione di fertilità, magia nera e tutto quanto possa rendere al negativo la figura femminile. Poi, vabbè, insomma, siamo vicini all'alba, lo cambiamo dal blu che inizia a scorgere all'orizzonte e che riporta all'ora delle streghe. Il gotico ed il tetro qui sono ben riassunti come concetti fondamentali dell'arte del negativo. Eh sì, in poche parole, questo quadro che noi vediamo sulla copertina di streghe rappresenta tutto quello che ci racconta questo album. Questo album praticamente ci racconta la caccia alle streghe. La caccia alle streghe, comunque sia, era fatta appunto nel Medioevo, precisamente delle lamie. Chi sono le lamie? Le lamie sono praticamente andiamo su Wikipedia, cerchiamo lamie, appunto dice proprio che nel Medioevo il termine venne usato come sinonimo di strega. Io ora effettivamente non mi sono andato ad informare di più, però so che ci sono appunto le lamie del centro Italia e dovrei fare qualche ricerchina in più, però non avendo tempo non le ho fatte. E secondo la mitologia greca erano figure femminili in parte umani e in parte animali, che rapivano i bambini o fantasmi seduttori che adescavano giovani uomini per poi nutrirsi del loro sangue e della loro carne. Nella prima canzone appunto possiamo notare che c'è proprio il narratore che ci dice: durante i rituali li arrostiscono deliziandoli
deliziandosi il palato con il loro grasso scricchiolante. È l'elemento indispensabile per farle alzare in volo, ingrediente principale per la preparazione di unguenti per i loro malefici. È il mezzo che rinnova volta per volta il loro patto con il demonio, ottenendo in cambio poteri e lussuria. Allo stesso modo ne bevono il sangue innocente e puro. Ok, piccolo preambolo per quanto riguarda, insomma, la caccia alle streghe. Andiamo a parlare di questo album. Come vi ho detto, il tema anche qui di Incantum, sinceramente, è un tema che praticamente troviamo ovunque. Ma come lo ha trattato lui, signore e signori, non lo troviamo da nessuna parte. Ma da nessuna parte. A parte che il testo delle canzoni è cantato in italiano, e a me questa cosa veramente fa impazzire. Perché, sinceramente, amo sentire il cantato in italiano. E chi disse una volta che il metal si canta in inglese perché sbagliate cose, adesso non ricordo bene la citazione, però si sbagliava proprio di grosso. Che cosa c'è che non ho detto ancora, che non vi ho detto? Cioè, se ancora non siete convinti ad andare ad ascoltare queste 5 canzoni, perché alla fine sono 5 canzoni questo album, se ancora non siete convinti, vi dico solamente che Vittorio Sabelli è un clarinettista con i controcazzi ed è riuscito ad implementare il clarinetto in un album black metal. Signori, io sono allibito. Io sono veramente allibito. Quando me l'avevano detto, io ero rimasto a bocca aperta solo al fatto che lui suonasse il clarinetto nel black metal. Immaginatevi quando l'ho sentito. Immaginate quando ho sentito questo lavoro, io stavo veramente oltre, ma proprio oltre, ma oltre ogni veramente. Ok, che altro posso dirvi? Questo album a me è veramente piaciuto una fracca, ma veramente tantissimo, ma tanto tanto tanto, e vi posso assicurare che da questo album traspare veramente tutto quello che di malvagio c'era nella caccia alle streghe. Vi posso assicurare che solamente ascoltando questo album voi riuscite a capire cosa significava tutto questo, cosa significava nel medioevo cacciare una strega. Cioè, nel senso, mi spiego meglio, quello che era la caccia alle streghe nel medioevo, bene o male penso che lo sappiamo tutti. Effettivamente le streghe chi erano? Le streghe nel medioevo erano solamente delle donne che appunto facevano unguenti, facevano comunque sia cose abbastanza erboriste, diciamo che erano comunque sia delle donne che venivano viste male per alcune cose che facevano. Ma erano persone normali, normalissime, che cercavano comunque sia di fare il bene con la loro arte. Che succede? Ovviamente c'è la Santa Inquisizione. La Santa Inquisizione prende queste donne normalissime, comunque sia vengono torturate fino a praticamente alla pazzia, e ad un certo punto sono costrette praticamente a dire: io sono una strega. In questo album c'è praticamente riassunto tutto questo, ma riassunto bene. Riassunto talmente tanto bene che veramente tu riesci a capire lo stato d'animo della donna che veniva torturata. Anche perché in una canzone, non mi ricordo adesso quale, forse era Lamie, su Lamie, se non mi sbaglio, la donna viene torturata e le urla sono veramente strazianti. Il processo ad un certo punto nella canzone viene appunto narrato questo
processo, che poi ci arriveremo dopo, ve lo spiego bene. Nel processo, ad un certo punto, la strega confessa. La strega confessa e dice: io sono una strega, e lo dice in un modo talmente tanto, come dire, come fosse liberatorio, che raga, io ho i brividi ogni volta che lo ascolto, perché lo urla talmente tanto, cioè lo urla talmente tanto forte, e questo urlo è talmente liberatorio che ho veramente i brividi quando lo ascolto. Volete la verità, grande inquisitore? E la verità è questa: che io sono una strega. Ovviamente nelle canzoni ci sono le voci dell'inquisitore e la voce della strega, che sono due voci diverse. E allora, praticamente la voce della strega è Tenebra, la voce dell'inquisitore è Nequam. Io adesso non so precisamente chi sono, adesso vediamo se lo riesco a trovare. Tenebra è Silvana Rosa, invece l'inquisitore è Flavio Domenico Borratti. Signori, veramente qualcosa di enorme. E se ancora non vi basta, vi dico solamente che il concept è ripreso da un libro della scrittrice Monia Montechiarini. Praticamente il libro si chiama Stregoneria, crimine femminile. Questo libro riporta i verbali ufficiali e veri dei processi contro le streghe. Quindi noi stiamo andando ad ascoltare qualcosa che è successo veramente. Signori, è pazzia, è follia, è follia. Solamente pensare una cosa del genere. C'è un lavoro di ricerca dietro questo concept che è veramente folle. Io veramente, signori, non ho parole. Io non ho veramente parole. Comunque, per concludere il tutto, questo album praticamente mi è stato regalato da una delle mie migliori amiche. E niente, in poche parole, mi ha regalato questo album. Io sinceramente non conoscevo Vittorio e lei mi ha spiegato in poche parole che tutto quello che c'era da sapere, e me l'ha regalato per il mio compleanno, e soprattutto me l'ha regalato tipo qualche giorno prima la sua uscita ufficiale. Io veramente non so cosa dire, non so cosa dire. Questo è un album fenomenale, ci vuole un po' per digerirlo, soprattutto la prima volta credo ci voglia un po' per digerirlo, perché non è per niente facile dalle sonorità, soprattutto perché allora, è un black metal classico. A me piace moltissimo la voce scream che abbiamo, ma veramente potentissima, uno scream talmente scheletrico che è difficile da trovare, e alle volte... Perché è difficile da ascoltare? Tralasciando i momenti di devastanti black, ci sono alcuni momenti un po' più lenti, un po' più malinconici, che appunto si dà spazio al clarinetto, al sax, a strumenti che non vedremo mai nel black metal, ma neanche nel metal praticamente, e che vanno un po' più sulla deriva jazz. Però, ecco, quando si comincia a fare l'orecchio, fidatevi che è qualcosa di incredibile, è qualcosa di veramente incredibile. Niente raga, se mi sono scordato qualcosa da dire lo dirò in fase di montaggio. Questo, signori, è tutto per quanto riguarda streghe. Allora, ultima cosa prima di andarmene. Domenica sarò a vedere Mayhem Emperor. Vi aspetto e ovviamente farò un vlog del viaggio e di tutto quanto. Spero di incontrarvi in molti, me l'avete chiesto in molti e... Sì, domenica sarò a Milano per vedere Mayhem Emperor e Selvans soprattutto. Non vedo l'ora di essere lì, perché veramente
Signori, niente, detto questo, vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Grazie per aver ascoltato questo ragazzo e parla delle proprie passioni. Se il video vi è piaciuto e vi piacciono i miei contenuti, vi consiglio di iscrivervi al canale, così almeno non vi perdete nessun video. E se pensi che comunque mi sia fatto il culo e vuoi supportarmi, lascia un bel like, tanto non costa niente. Raga, io vi saluto, vi ringrazio e ci si becca domenica ai Mayhem e agli Emperor. Ciao a tutti.